Piacere. Centro Sono Sport 101.5, un sabato da Leoni, qui ancora live, ancora in diretta, qui su Centro Suono. Che bellezza, i fratelli Seven Skies, la principessa Vespa, Romina Ciuffa, non mi ricordo Annalisa lei. Annalisa, Michele Falanga, Alessandro, Claudia e soprattutto... Ma quanta gente, quanta ma avete pagato il biglietto, ma ragazzi? Quanta bella gente. Mi sembra tanto, ma vi ricordate la diretta di Sanremo di 2 anni fa? C'era un sacco che di è stato gente, probabilmente sì, l'apice... delle presenze qui in studio. Sei scemo, perché guardi così Filippo? Cioè, stavi qua anche tu, non sì, è che... Sì, però pensavo alla diretta proprio in televisione. Sì, sei un idiota, ma a parte questo... Dopo faremo un applauso convincente alla tua pelata, Filippo. Beh, anche perché... È più presente la sua pelata di se stesso, comunque. Di se stesso. Di se stesso. Cioè, complimenti, ti voglio bene. Perché fa parte comunque della persona. Della persona. Della persona. Ce la sono dissociati. Stasera andremo con delle parole di un nostro... Io direi di andare direttamente in musica. Ah, facciamo musica e parole. Allora, intanto ragazzi, diciamo parole. Che adesso Mauro Di Maggio ci regala subito un live con... Era quello che volevo dire. Sì, no, però non ti aiuto, quindi ti aiuto. Non ti voglio fermare. Prima di cantare, ovviamente, presentaci questa canzone. Beh, innanzitutto presentiamo la chitarra, che è una chitarra... Ciao, chitarra! ...che si può chiamare così solo perché ha la forma. E è scordatissima, le corde nere, e per cui cioè, cercherò di farvi ascoltare la canzone nelle mie possibilità. E la canzone, non ti voglio fermare, è una canzone molto semplice, insomma, parla delle cose più semplici che si possono raccontare, perché a parte gli scherzi, è una canzone che mi ha dato molto, perché... oltre per quello che dice, insomma, che per me insomma, ha significato molto, anche per quello che poi la canzone è riuscita a darmi nel tempo come ritorno da parte del pubblico. Canzone che è stata addirittura 20 settimane in classifica, sì, se non sbaglio, sì. Che ha avuto un successo incredibile anche per il video, molto bello, sì. Con la ragazza insomma che correva, tra l'altro un bel pezzo di ragazza. L'hai scelta tu? Ma erano varie le ragazze, non le ho scelte io, no. Io mi ricordo la bionda, però insomma va bene, sono questioni di déjà vu ormonale sostanzialmente. Pensavo che fosse una cosa positiva di fare un video, ovvero tu cantante che almeno ti scegli le tizie che partecipano, invece no. Ma no, è capitato altre volte, però in quella volta, in quel caso no. Ma diciamo la verità, lui su questo è molto blindato, io già gli ho detto, insomma, prima gli ho chiesto rimorchi, no, scegli non si sbottona. No. Allora, diciamo la verità, un sacerdote, oppure sei un giardone. No, rimorchi assolutamente, il discorso era quanto fossi stato facilitato da essere musicista, allora là che ti ho risposto in quella maniera, ti volevo dire che rimorchi di mio senza questo, se sei capito. Allora ragazzi, lasciamo la parola alla musica a questo punto. Mauro Di Maggio, live, non ti voglio fare male. Ok, faccio ascoltare la chitarra. Bene, accettate. Dai, si accetta. La indovino con due. Però è bella, insomma. Vorrei scrivere per te qualcosa che ti dica bene, sto pensando a te, e tu dove sei, se non sei com'è, l'amore che cos'è, è pensare a te, e vieni a casa mia, quando vuoi, dormirai con me, solo se vorrai, non ti voglio fermare, io ti lascerò andare, c'è sempre una partenza, stai con me o stai senza. Perché credo che amare sia lasciar liberi di fare. Stai con me o senza me. Stai con me. Vorrei vivere con te anche solo un giorno. Basterebbe, sai, che meraviglia sei,
sempre da ogni storia che lega le caviglie. Non ti voglio fermare, io ti lascerò andare, c'è sempre una partenza, stai con me o stai senza, perché credo che amare sia lasciar liberi di fare, stai con me o senza me. Ma che meraviglia! Grazie. Che meraviglia, ragazzi. Di dedicarla, però, dobbiamo dedicarla a Romina, ad Antonia, a Claudia, Annalisa. Ma che, oh, che dice, bello. E poi comunque, uno così dice che non rimorchia di più. Ma che io, cosa? Io ma se secondo te, voce, a questo ma punto, se una donna si sente cantare e suonare una canzone così, ma guarda, che ti deve dire? Ci sarei andato anche io con Mauro stasera. Pensate che quella qui lo, per quella, alla ragazza per cui l'ho scritta, sì, cui ho cantato la canzone per la prima volta. Se n'è andata? Assolutamente sì. Quindi non porta bene? No, nel mio caso no, appunto, vedi che non tutte le ciambelle vengono al buco. No, assolutamente, però io ti dico che, per esempio, se io avessi cantato così come fai tu, ovviamente George Clooney non esisterebbe. Cioè, sì, sarebbe un dilettante allo sbaraglio. È chiaro, è chiaro. È come io che se avessi 5 centimetri in più, Tom Cruise non era nessuno. È certo, ma... Beh, ti sei mantenuto comunque su un low profile, Tom Cruise o 5 centimetri in più? Tom Cruise è già basso, però. Ma appunto, la domanda è 5 centimetri in più dove? È quello, e non è facile. Infatti non è una questione di altezza, capisci? Vi ricordate la scena del beach volley su Top Gun? Sì, siamo io e te. Sì, no? Esattamente. Come il fisico Tom Cruise e Goose. Goose, quella Gus Binelli, Filippo. Si chiamava Goose? Non mi ricordo, comunque l'altro personaggio, insomma. Vabbè, l'amico. Gun, l'amico, esattamente. L'amico del giaguaro. Tu devi abbassare che sennò sì, si sente una grande. Allora, ragazzi, è veramente stata un momento che è difficile riprendersi subito, perché è un momento magico. Quando romantico. Ci sono questi momenti magici in radio è molto bello. Devo dire, una voce straordinaria, quella di Mauro Di Maggio, non te lo devo dire di Dio, ovviamente. Ci racconti così, perché questa è una domanda assolutamente poco originale, l'esperienza sanremese, cioè 19 anni se non sbaglio, sì. Quindi giovanissimo, Sanremo giovani, che ha significato per te come emozione, anche come stanchezza dell'esperienza e del tram tram di quei giorni? Ma soprattutto se ne hai un bel ricordo. Beh, il ricordo è senza dubbio magico, bello non ti so dire, perché ho vissuto quell'esperienza importante, chiaramente giusta, perché da lì tutto è partito, soprattutto da lì è partita la vera gavetta, tra virgolette, perché è stato per me un no, nel senso, anche se sono stato preso, poi sono stato eliminato a breve, e per cui, sai, c'erano sempre, come sempre, Sanremo ti porta la gara. E per cui da lì tutto è iniziato un po' dolorosamente. Poi, essendo arrivato a Sanremo senza alcuna esperienza, penso quella sia stata la mia prima apparizione live importante, se non la prima, la seconda, per cui proprio sono arrivato inesperto e senza nessun tipo di anche esperienza dal punto di vista di musicale, di come si può stare all'interno del settore, insomma. Per cui ho vissuto questa cosa un po' in apnea, un po' perché vivevo il grande sogno, un po' perché comunque tante persone ti dicevano tanto e tu eri lì ad apprendere un po' tutto, e per cui è stato un momento difficile. Eh beh, certo. Però magico, senza dubbio, lo rifarei. E... lo rifaresti? Beh sì, lo rivivrei all'epoca, così com'è andata, e lo rifarei come... anche oggi? Anche oggi, sì, magari anche un po' per rivalsa, perché... sicuramente negli anni poi sono preparato. Sei migliorato, sì, ovviamente. Cresciuto. Giovane, ha capito, no? Anche dei meccanismi che forse prima non gli erano chiari. Ma può darsi, ma non lo so. E arrivi alle conclusioni delle principesse. No, nel senso che Sanremo, sai, è una vetrina difficile. Esatto, è Sanremo. Sanremo e Sanremo. Penso che sia un'esperienza un po' difficile anche da maneggiare. Perché sì, ci sono delle regole non scritte all'interno della manifestazione, che probabilmente quando uno è troppo giovane
non sa neanche bene come gestirlo e come muoversi. Sì, Mauro, certo. Lei ti dice questo perché lei ha fatto per 5 anni Sanremo, se non sì, sbaglio. Assolutamente. Vendeva i bruscolini. I bruscolini. No, veramente ci provavo, ma non mi facevano mai entrare. Ah, esatto. No, ma fuori potevi farlo comunque. Ma c'era troppa gente. Un suggerimento. Magari che voleva vendere bruscolini. No, c'era la concorrenza. Senti, voglio fare una domanda seria. Fai la domanda, vai. Esattamente. Dove prendi ispirazione per le tue canzoni? Le cose che succedono tutti i giorni? A parte dagli oppiace. Sì, vabbè, chiaro, quello è la base di partenza, ovviamente. Invece il resto, a parte gli oppiace, da dove vengono, da dove nascono le tue canzoni? Ma da un po' tutto, dalla vita che vivo, dalla vita che vivono gli altri e mi raccontano, anche dalle casualità, da quello che vedo, dagli intrecci delle cose che vedo, che mescolo e ripropongo a modo mio. Per cui ecco, proprio tutto, proprio come se si aprisse ogni giorno un libro e si prendesse qualcosa da questo libro, insomma, che un po' fa parte della tua vita e un po' è preso da altro. È bello perché effettivamente tutti gli artisti che abbiamo avuto qui, cara principessa, prendono ispirazione dalla vita di tutti i giorni. Io provo spesso a guardare le cose che mi succedono attorno, ma non sento niente. No, c'è il rischio del suicidio nel tuo caso. Esatto. Se tu prendi ispirazione che cosa dovresti parlare? Scusa. No, l'altro giorno, ad esempio, guardavo il Monnezzaro e dicevo, potrei scrivere una canzone sul Monnezzaro. E invece così funziona. Esatto, però a me non viene niente, io proprio il nulla. Sì, probabilmente... La tua poetica è il nulla. Inizia e finisce nel bagno solitamente, ma questo ma lì do veramente, ma guarda, filo da torcere a chiunque, caro, so, per cui, ma non è il caso di insistere ulteriormente. Adesso noi ci concediamo una lauda pausina e poi questa è terribile, terrificante. Complimenti. Mauro. Io andrei direttamente no, in pausa. Rosini c'era proprio quando io ho fatto Sanremo, per cui mi ha dato il primo in bocca al lupo della mia vita. Addirittura? Sì, sì, sì. Ah, beh, grande artista. Sì, sì. E noi stasera ti vedremo l'ultimo, penso. Detta così non è carina. Sì, gesti apotropaici a volontà, e noi mentre facciamo gesti apotropaici andiamo in pausa. Scusate ragazzi, abbiamo un problema. Il Lazio è bloccato tutto, quindi perché significa ancora live? Posso spiegarmi quello che ho fatto? Sono sentito? Sì, tutto. No, tutto.